Buongiorno, sono Bartolo Caligaro. Io volevo dire un po' che mi sembra che i due aspetti che condividiamo un po' tutti qui dentro siano il territorio, cioè una politica nuova da costruire. Non mi vedono. Numero cose, numero cose. Una politica che riparta dal territorio e questo concetto molto importante dei beni comuni che possiamo anche poi, penso, sviscerare un po', no? Mi interesserebbe fare una piccola riflessione su questo concetto del territorio, proprio in senso pratico, fisico, no? In questi ultimi decenni, diciamo dopo la guerra in poi, il territorio su cui viviamo, come in genere tutti i territori, hanno subito delle trasformazioni enormi, no? Trasformazioni proprio dovute alle varie fasi di sviluppo edilizio, dello sviluppo delle attività produttive, commerciali, eccetera, eccetera, no? Come sono state prese queste decisioni? Con che grado di discussione, di informazione, di possibilità per la popolazione di dire la sua, di ragionare e di incidere su queste scelte? Direi a livello zero o più o meno, insomma, no? Le forze politiche tradizionali, come anche le nuove realtà che nascono, secondo me abbiamo tutti un ritardo su questa riflessione. Su che cosa hanno fatto del nostro territorio in cui quotidianamente viviamo, ci spostiamo, lavoriamo, eccetera, eccetera, no? Mi viene in mente, scusate se faccio un po' citazioni così, che c'era uno studio di alcuni anni fa che era stato presentato a un convegno dell'Istituto Storico Resistenza, appunto sullo sviluppo edilizio di Belluno, ma che possiamo estendere al resto della provincia, no? Veniva fuori che durante il periodo della nera dittatura fascista c'erano comunque menti abbastanza illuminate che pensavano a come si sarebbe potuto sviluppare la nostra città, ma lo stesso discorso può valere per le altre cittadine, paesi, eccetera, no? Progetti di città giardino, Belluno poteva essere una città modello, eccetera, eccetera. Poi questa analisi fatta da persone esperte nel campo urbanistico, eccetera, concludeva dicendo che in realtà il vero sviluppo edilizio di Belluno, lì eravamo negli anni 80, mi ricordo, negli anni 60-70, è avvenuto al di fuori di un qualsiasi tipo di programmazione urbanistica che avesse elementi, aperture alla possibilità per la popolazione di ragionare e di incidere su queste cose, no? Quindi già questo la dice un po', no, sulla qualità concreta della nostra democrazia. Dagli anni 80 sappiamo che la tendenza adesso presenta questo fenomeno della dispersione di tutte le strutture edilizie, produttive, commerciali. L'ultima perla è che adesso anche i luoghi di ritrovo non si fanno più nei centri abitati, ma si fanno sparsi nelle varie zone industriali, artigianali, eccetera, eccetera, no? Se non c'è appunto una capacità da parte di tutti noi, cercando di condizionare anche le forze politiche, quelle che poi si trovano nelle strutture, diciamo, istituzionali, a riprendere un po' questo tema su cui io considero che c'è una grossa omertà, perché le mani in pasta sugli interessi immobiliari, edilizi, eccetera, ce l'hanno più o meno tutti in tutto il quadro politico. Penso che non facciamo molta, molta strada. Così, butto lì, no? Che a parte le varie battaglie, l'acqua, eccetera, che si devono continuare a fare, penso sia anche necessario avere, come dire, un qualcosa che possa fungere da sintesi o da perno attorno al quale tutte le altre cose potrebbero trovare una loro collocazione. E questo potrebbe essere, secondo me, la parola d'ordine che già alcuni comuni in Italia stanno portando avanti, e altre associazioni, dice stop costruzioni nuove. Tutte le energie economiche, di capacità progettuali, eccetera, dovrebbero andare a rivitalizzare i centri abitati. Perché se noi pensiamo di poter costruire un'alternativa senza incidere su questi meccanismi, perché dietro la disgregazione, permettetemi questa parola, la disintegrazione, alla lettera disintegrazione urbanistica, c'è la disintegrazione sociale, che è uno dei fenomeni che anche qui, no, sono stati giustamente ricordati, eccetera. Quindi le
la butto lì così, senza nessuna pretesa, però penso che una parola d'ordine anche per scadenze che magari non ci interessano, amministrative, elezioni, politiche, eccetera, potrebbe essere questa. E se si continua, anche perché i comuni sono senza soldi e quindi prendono quelle poche briciole degli oneri urbanistici, e intanto si continua a svuotare i centri abitati e riempire quello che resta delle campagne di ogni genere di costruzione. E finisco, permettetemi per alleggerire un po', con un aneddoto, ma che in realtà è un fatto storico, che mi raccontavano tanti anni fa gli amici di Granada. No, Granada è stato l'ultimo regno islamico della Spagna, finito nel 1492, data abbastanza significativa, no? Allora, dopo la fine della dittatura sono fioriti anche gli studi storici su questo periodo e mi raccontavano che nel regno arabo di Granada, quindi parliamo del 300-400 eccetera, c'era un funzionario della città, pubblico, che aveva come suo compito quello di girare per la città, no? E guardare gli edifici. Quando vedeva qualche casa che non era abitata, che non era utilizzata, doveva cercare i proprietari. Quando li aveva individuati, questi avevano tempo, un mese, per utilizzarla in qualche modo, loro, affittarla o farne qualcosa. Se no, questi sovietici di islamici gliela requisivano, e la davano a chi aveva bisogno di casa. Forse avremmo qualcosa da imparare, grazie.